Si intitola Cori Vivi in un mondo che, il progetto ideato da Germano Bellavia per raccogliere fondi a favore dell'associazione Ciro Vive, è una canzone inedita che riprende nel ritornello un coro da stadio celebre tra i tifosi azzurri e che pone al centro il tema dell'amore per il Napoli e l'orgoglio di essere partenopei. L'iniziativa è dedicata alla memoria di Ciro Esposito, il giovane tifoso napoletano morto nel 2014 alla vigilia della finale di Coppa Italia, ed ha visto la partecipazione di personaggi dello sport, della cultura, dello spettacolo, del giornalismo, al videoclip del brano realizzato allo Stadio San Paolo. Questa è un'iniziativa importante per la città, indipendentemente dal fatto che poi venga fatta al San Paolo, su temi così delicati, in un momento in cui insomma il tifo organizzato ha le sue difficoltà. Questo voler aprire il San Paolo ai tifosi e voler raccontare attraverso un video, una canzone, insomma anche il tifoso Ciro, insomma quello che è stato, il sacrificio di un ragazzo che come tanti vanno a vedere la partita e purtroppo si è trovato in una grande difficoltà che poi l'ha portato insomma fino alla morte. Per cui volerlo ricordare attraverso questo video, questa canzone, insomma è significativo per tutta la città, non è soltanto un settore che viene ad essere, come dire, interessato, ma è una città che si interessa di un ragazzo a cui noi dobbiamo ancora tanto. Penso che non ci aveva bisogno di un'altra canzone, però se questo può essere un motivo per ricompattare la città, la stampa, i tifosi. I ricavi della vendita ed 11 maglie da gioco donate dalla società Calcio Napoli saranno destinati all'associazione Ciro Vive, che sotto la guida di Antonella Leardi è impegnata sul territorio in attività di sostegno ai più deboli. La cosa bella è stata che dopo quasi 6 anni, quando ormai il clamore è passato, no, per gli altri, non per me, perché il ricordo di mio figlio vivrà finché io vivrò, il ricordo dell'amore però, non nell'odio, non nella violenza. Un progetto bello per il significato, per il cuore che ci hanno messo. Ora porterà o non porterà frutto all'associazione, poco importa. L'importante è che dopo quasi 6 anni si ricorda ancora Ciro e il mio impegno non è venuto meno.